want to hear the most annoying sound in the world? Benvenuti da Softstar 87 in questo terzo episodio di Metro Redux 2033. Ci eravamo fermati nel vecchio episodio ed eravamo arrivati qui nella nuova cittadina. Ricordate? Sì? No? Fa lo stesso. Andate a vedere il video precedente. Ho capito che in questo gioco bisogna comunque ascoltare bene e leggere quello che ti scrivono, perché delle indicazioni... Nada, non ci sono indicazioni, ragazzi. Ti chiami Artyom? Ehi, c'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. Ti ci porto io, per un proiettile. Dai, tieni. Grazie, andiamo. Proprio... Qua ci sono i cessi dove si va... I cessi romani dove si va a spurgare. In piedi, le turche. Eccolo, è quel tizio seduto laggiù. Ma tu io... sei Artyom, giusto? Siediti. Ok. Sentiamo che c'è da dirci. Ascolta, devo andare alla stazione Alida per certi miei affari. Ma questo schifo di posto è isolato. Io però conosco una strada secondaria. È un passaggio che la gente del posto ha paura di usare perché pensa che sia maledetto. Ma ho sentito dire che quella merda nelle gallerie non ha nessun effetto su di te. Ti faccio una proposta. Beh. Aiutami a raggiungere l'Alida e una volta arrivati io ti darò il mio account. Ci stai? Bene. Eccoti un anticipo. Casomai avessi bisogno di procurarti dell'equipaggiamento. Sei pronto? Vedi di sbrigarti. Ok. Non sono pronto perché voglio controllare se le armi ce le ho. Infatti devo correre velocemente a prendere. Venite, guardate, provate e comprate. Niente. Qui. Cambio di proiettili. Non troverete tariffe migliori in tutta la metropolitana. Allora. Di nuovo le turche. Ehi, baby, ti piace quello che vedi? Ci sono i mignottoni anche qua, bene. Ci faremo un salto se sarà possibile. Sei pronto? Pronto, sì. È inutile perdere tempo in questa fogna. Ok. Come vedete, delle indicazioni proprio zero. È un gioco si fa piuttosto complicato così, perché devi ascoltare e leggere magari i diari e ascoltare bene cosa ti indicano di fare. Anche se nelle opzioni ho aperto i suggerimenti, ma di suggerimenti non me ne sta dando. Beh, pazienza, giocheremo così. È bello lo stesso. Wow. Bravo Ruski. Bravo Ruski. Questo. Bene. Ok. Riga, la cittadina è Riga. Dobbiamo scendere dal carrello. Allora, mettiamo questa. Poi carichiamo, ok, tutte le armi, carichiamo, così se dovesse succedere qualcosa siamo a posto. È solo una vedetta isolata, è raro che attacchino gruppi di viaggiatori, ma se sei da solo fai attenzione. E lui che ha sparato così per terra. Ah, questo qua è morto da un pezzo, c'è lo scheletro. Ok. Cos'è questo rumore? Che strani suoni, a produrli alla terra, o
forse il vento. Qualcuno dice che ci sono dei tubi che cantano e che se li ascolti abbastanza a lungo puoi sentire le voci dei morti. I fantasmi. Beh, stronzate. Fermati. Cerchiamo di non attirare l'attenzione, ma fermati un secondo. Ah. Torniamo da lui, va. Qui siamo proprio alla macchia. Così andiamo meglio, un po' più rapido. I membri di una carovana sono tutti morti. Lo riconosco, è opera dei banditi. È l'ansa che pensava di avervi spazzati via. Stai attento, non ci lasceranno passare indisturbati. Un sistema d'allarme, obsoleto ma efficiente. Se vuoi coglierli di sorpresa, cerca di volontare le tartine. Voglio controllare che non ci sia qualcosa. Ok. Coltelli, munizioni. Oh, un filo di inciampo. Un sistema di cervello per candidarsi, ricerchi e sarete caldo. Sai cosa devi fare? Munizioni. No, non so che devo fare. L'ho saltato. Bene, qui si taglia. Si sono barricati, maledizione. Dobbiamo avvicinarci di più. Puoi eliminare la pattuglia. Cavoli! Mo? Oh, perfetto. Qua, la luce, perfetto, andiamo avanti. Comunque nel video precedente ho detto che c'erano... Anch'io non lo voglio farmi bastare. Comunque nel video precedente avevo detto che qua sensibilità c'erano solo due punti, ma diciamo che era per una questione più generale di predefiniti, ma si possono modificare, come avete visto, si può aumentare. Eccoci qua. Perfetto. Che posti, ragazzi. Usa il minuto che viene per indossare e togliere la maschera antigas. Ok, perché siamo fuori, altrimenti moriremo.
Maledetti. Non hai più colpi, come fai? Eccoli. Beh, li chiama, allora non gliele posso dare. Ma sono cattivissimi, eh. Ok. Senza indicazioni, ragazzi, sto gioco è veramente difficile, cioè non ho mai giocato un gioco senza indicazioni, sempre valutato troppo difficile. Si sono incazzati sti mostri. Devo comunque prendere dei pallettoni per questo fucile a pompa perché è più potente che il mitragliatore. Eccoci qua arrivati. E mo il treno scende, eh? Appena posso miglioro anche questo fucile a pompa perché ho notato che è più potente della mitraglietta e della pistola, quindi... Merda, uno smontamento. Per guarda caso c'è una scala pelle pronta. Deve essere una trappola. Va, andiamo, andiamo. Ma dove torni? Cazzo, ma come fai a difenderti o scattare via? Ah, cavoli, ma non si vede un'ostia. Tutto, eccoci arrivati qua. Qua succede qualcosa, sicuro. Ah, maledizione, non bastava avere non sali sale calcare. Dovevamo pure ritrovarci bloccati in un cazzo di cimitero. Arzio, requisisci i cadaveri. Io cerco il modo di uscire da qui. Cos'è? Un altro ricordo? Non riesco a capire. Ho la sensazione che ci sia qualcosa che non va in questo posto. Ricorda i nostri patti, come posso dire, ragazzo. Aspetta, bella, apriti e ti prometto che tornerò a lubrificarti. Ti darò anche una bella mano di verità.
È scemo lui lì. C'è l'aria che mi spinge indietro, poi. Lui è scemo, eh. L'UFO, wow. Siamo riusciti a passare. Che diavolo mi è successo? Artyom, hai sentito quelle canzoni? Un'esperienza orribile. Qua ci sono dei mostri. E sono già 21 minuti di registrazione. Cavolo, anche con sto gioco il tempo passa veloce un bel po', eh. Non si apre niente. Ci sarebbe da impazzire nella verità. Ecco il mercato. Mantieni la calma. Lo zio Barbon ti farà entrare. Ok. Pare. Ehi gente, aprite! Non lasciate i vostri fratelli a due gambe in balia di una morte assurda! Siete sordi lì dentro? Ci sbroccheranno! Figli di puttana, chi vi siete portati dietro? Attenzione, Rosalis, attenti a me, lo sai, che cosa fai? Tieni duro, il fato è dalla nostra parte! Demo! Muoviti, strunz. Spacchiamo il pugno. Con le due riesco a fare più male. Cazzo, ma è possibile che non ci sia un modo per... L'hanno riconosciuto. Dannazione, siamo nei guai fino al collo. Ehi, Michalis, che coincidenza! Stavo proprio venendo a trovarti. Dai, sbrighiamoci! 25 minuti di registrazione. Su, dai! Perfetto, ci hanno aperto! Le sentinelle dell'ANSA. Perfetto ragazzi, siamo arrivati al mercato, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicione in su e un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!